Se pensiamo che gli scienziati lontani dallo stereotipo del personaggio metodico e razionale siano un retaggio del passato, sbagliamo. Se pensiamo in altre parole che scienziati come Newton, appassionati di esoterismo, di alchimia, siano legati a secoli bui come il Seicento, caratterizzato dalla caccia alle streghe, dalla superstizione, sbagliamo. Perché anche al giorno d'oggi molti protagonisti del sapere scientifico sono personaggi a dir poco controversi. Eclatante può essere quello di Cary Mullis, biochimico americano, addirittura premio Nobel per la chimica nel 1993, per aver inventato, o potremmo dire migliorato, perché le invenzioni non hanno mai un solo padre, la PCR, una tecnica per velocizzare le analisi del patrimonio genetico che è oggi largamente utilizzata non soltanto negli ospedali, ma anche in ambiti molto diversi, come la paleontologia oppure le indagini penali per risolvere casi molto complessi. Insomma, un'invenzione che ha profondamente cambiato il corso della scienza degli ultimi decenni. Cary Mullis è stato effettivamente uno scienziato che ha condotto ricerche di grande rilievo, però è stato anche un personaggio a dir poco particolare. Quando, ad esempio, si recò a Stoccolma per ritirare il premio, non resistette alla tentazione, una volta giunto in camera, di giocherellare con un puntatore laser che era stato messo lì perché nei giorni successivi avrebbe dovuto usarlo nelle sue presentazioni scientifiche. E iniziò a puntare i passanti per strada, ignaro del fatto che fino a pochi mesi prima un terrorista aveva cercato di uccidere delle persone con un fucile a mirino laser. Scatta il panico nella città, intervengono le forze speciali che con scandinava precisione individuano la stanza, fanno irruzione e si trovano di fronte a un uomo che dice: "Non sparate, sono un premio Nobel". Ora, questa gliel'avremmo potuta perdonare, ma il problema è che Cary Mullis ha commesso tanti errori anche dal punto di vista scientifico. Ha sostenuto, ad esempio, che non esisteva alcun legame fra il virus dell'HIV e l'AIDS, quindi ha screditato le più importanti ricerche che si stavano svolgendo in quegli anni, che non soltanto poi si sono rivelate esatte, ma che sono state alla base delle cure di cui oggi, per fortuna, disponiamo. Non ha mai nascosto la sua grande passione per le droghe, in particolare per l'LSD, aggiungendo addirittura che sono state proprio le sue esperienze lisergiche a permettergli di avere alcune delle migliori intuizioni scientifiche nel corso della sua carriera. Ancora, Cary Mullis racconta nella sua autobiografia, senza vergogna, anzi con un po' di entusiasmo, di quando è stato rapito dagli alieni. Eh sì, perché dice: "Stavo passeggiando dopo cena fuori casa, ho visto su un albero un animale che sembrava una specie di procione, ma aveva gli occhi luminosi, ho capito che era una vedetta aliena e infatti da lì non ricordo più niente, sono certo di essere stato rapito dagli alieni e mi sono svegliato la mattina dopo nudo in un campo". Ora, se qualcuno ci volesse vedere un legame con l'uso di droga, ma insomma, come possiamo rapportarci a un personaggio del genere? Che cosa ci insegna la sua storia? Bene, la vita di Cary Mullis ci ricorda per l'ennesima volta che la scienza non ha bisogno di idoli, di miti, di personaggi che inevitabilmente falsano la percezione del reale. La scienza si basa su ipotesi e quindi su esperimenti che vengono vagliati da una comunità, da un gruppo di persone nel tempo. Per il resto gli esseri umani possono sbagliare, sono preda delle loro debolezze, delle loro mancanze, anche i premi Nobel. Dunque di Cary Mullis ci rimangono buone ricerche, una sincera passione per la scienza, per la scoperta, l'aver saputo sfatare, a volte anche con eleganza e sagacia, il mito dello scienziato integerrimo, razionale, metodico, come unico modello da seguire e perseguire. Per il resto ha compiuto tanti errori, alcuni anche gravi. E a proteggerci da questi errori è stata proprio la comunità. E allora è questo valore, il valore del confronto, del lavoro di gruppo, della cooperazione, della comunità scientifica che noi dobbiamo perseguire e alimentare se vogliamo che la scienza continui a essere il mirabile percorso culturale che ci ha portato fino a qui.